La chiave è che sapevamo che dovevamo bastarci perché loro poi usano molto il giro palla nella manovra, però allo stesso tempo l'idea era anche di continuare anche a ripartire, tenere Sauter non nella fase di non possesso, cioè lasciarlo anche da solo continuare a ripartire. Poi sapevamo che era diventata una partita di sacrificio, di massima attenzione, e credo che sia stata da parte dei ragazzi interpretata molto bene, perché al di là del discorso là sul palo non è concesso grosse occasioni, e invece su qualche altra ripartenza potevamo farmare ugualmente. Però bene, bene, perché nelle difficoltà siamo riusciti a mantenere lucidità e a fare le cose che avevamo detto, quindi sono molto contento di questa prova e del risultato, che poi diventa fondamentale. Vai Luis. Dicono, è la quarta partita della sua gestione senza subire gol. Che cosa significa? È un obiettivo che ci siamo posti, perché se più riesci a rimanere lì in partita e non subire gol, è più logico che poi diventa facile anche fare punti. Anche della partita scorsa, secondo me, poi prende valore con questa vittoria, perché a dimostrazione che in 10 non è sempre facile fargli gol, e devi sempre stare attento. Quello che un pochino l'avevamo interpretata noi con l'ultima gara, però di questo poi tante volte la differenza la fanno gli episodi, perché tu magari fai gol sulla traversa con Buta e qua magari pareggi. Quindi, però l'importante è crederci negli episodi e cercare di portarli sempre dalla parte nostra. Buonasera, mister Luigi Di Masso, il centro. Io Buonasera. vorrei guardare anche oltre. Lei è stato bravissimo a gestire le risorse che ha avuto a disposizione, parlo anche a livello fisico, atletico, facendo secondo me anche degli azzardi su alcuni giocatori che non stavano benissimo fisicamente, ed è comunque un segnale molto positivo. Io se volevo capire come lavorerà in futuro. Il Pescara comunque ha un deficit atletico non indifferente, credo che sia palese sotto gli occhi di tutti. Volevo sapere adesso, dopo questa mini sosta, penso che Pescara avrà qualche giorno di vacanza, in che modo vorrà incidere per far provare a volare questa squadra a livello atletico. Poi la seconda domanda le chiedo, insomma, adesso lei aveva messo da parte il mercato, adesso ne può parlare se vuole. Le volevo chiedere cosa ha chiesto, cosa chiederà alla società e quanti e quali attaccanti proverà a chiedere ai suoi dirigenti. Grazie. Ma allora, sul discorso fisico, tante volte dipende anche da quante partite hai fatto in breve tempo, e spesso e volentieri giocando sempre con gli stessi. Quindi tante volte dipende anche da questo. Poi dopo è logico che noi abbiamo dei giocatori come Masciangio che dobbiamo recuperare, come Buselato, ma come anche tanti altri, perché un pochino la difficoltà di questo periodo è stata quella di dover far sempre conto su un gruppo ristretto. Non perché ce n'erano anche altri ragazzi, però io ho cercato di dare una forma di gerarchia, di responsabilizzare un gruppo, magari a discapito di qualche un altro, però cercando questa linea. E adesso torneremo a fare delle settimane tipo, nel nostro modo di fare calcio, la settimana tipo è già allenante, e quindi è lì che lavoreremo, sull'idea di mettere sicuramente gamba, ma anche tante volte poi di continuare su dei lavori tattici che hai fatto poco, che sono quelli che magari ti migliorano i tempi di corsa e quindi ti danno modo di correre meglio, e magari correre meglio assieme. Poi sul discorso mercato, quello che state scrivendo, dicendo, è un pochino le chiacchiere che adesso abbiamo fatto con la società. E quindi più o meno adesso dobbiamo ancora parlare, però penso che la linea sia un pochino quella. Mister, scusi, le chiacchiere, gli ultimi tempi, no, scusa Massimo, per capire, noi abbiamo scritto tutti, hanno scritto insomma diversi nomi, Montalto, Ceravolo, corrispondono all'identikit che lei avrebbe tracciato o traccerà alla società? Nomi, a noi servono certe caratteristiche, quindi poi dopo i nomi tante volte sono figlie di dinamiche di mercato, che magari a volte portano qualcosa da una parte, magari no, però fino adesso No, come abbiamo caratteristica fatto intendo, ci mancherebbe. sicuramente davanti qualcosa ci manca. Adesso
soprattutto quei due di oggi, veramente li abbiamo spremuti al massimo, dandogli poche alternative e cercando di utilizzarli al massimo. Però adesso, appunto, l'idea è di creare delle alternative che ci possono permettere anche di, magari, se vogliamo, impostare qualcosa di tattico diverso. Quindi, insomma, alto, che adesso parliamo di rigore. Non ecco, ho capito. No, dico, un giocatore come Montalto, che è una punta d'area di rigore, si sposerebbe, secondo me, bene con un giocatore come Setere. Io parlo solo di caratteristiche. Andrebbe bene un giocatore come Montalto, come caratteristiche, dico, al di là del nome. No, vabbè, ma certamente abbiamo bisogno di attaccanti. Io tra gli attaccanti spero anche di avere al più presto Asensio, che come caratteristica è un altro che vive bene nell'area di rigore. Poi dopo vediamo come sta, perché la ripresa dovrebbe ritornare con noi, e da là poi è logico che arriva anche qualcos'altro. Però appunto far nomi, insomma... Come caratteristiche, mister? Cioè, al di là, siccome si parla di Montalto, ecco, io le chiedevo come caratteristiche. Vediamo. A me piace che la società parli di mercato, non voglio parlare io. Poi dopo io con la società, logico che voglio confrontarmi e lavoro nel rispetto dei ruoli, è coordinato. Però sui nomi preferisco sempre che sia la società a parlarne. De Carolis il messaggero, a chiudere perché dobbiamo lasciare la mister, visto che abbiamo poco tempo, io a chiudere, a parte alcune decisioni arbitrali che a mio avviso sono state sbagliate, perché Bellanova secondo me non doveva essere espulso in quel contesto e Lunetta doveva invece essere espulso per la trattenuta su Omeonga, ma se lei dovesse fare le pagelle di questo Pescara a uno come Scognamiglio, che voto metterebbe? Perché Croce era praticamente diventato... Io non avevo più il cuore, avevo le mani ghiacciate con dentro casa a 21 gradi, quindi avevo il cuore praticamente bloccato. Uno come Scognamiglio, che voto metterebbe? Pagella con motivazione. Grazie, mister. Faccio fare al giornalista a lei, che è meglio, forse. No, gli metto un bel 8, perché intanto perché ha questa grande caratteristica da bomber, e quando arrivano ste palle in area è un terzo tempo che diventa imprendibile. Poi perché, a dia di questo, secondo me ha fatto una grande partita per tutti i 90 minuti, una difesa un pochino inedita, ci avevamo lavorato veramente poco, poi con dei cambi anche in corsa, perché poi è entrato Gutte e ha fatto molto bene anche lui, secondo me. È stato Monga da quinto, che ha fatto una gara di grande sacrificio. Quindi certamente per portare a casa un risultato positivo come quello di oggi devi avere una grande prestazione da parte di tutti quanti. Poi, insomma, i voti ancora siamo a gennaio, mettiamoli a giugno. Che no, ma l'espulsione, mister, quel fallo... Poi è andata bene, per fortuna. Sì, quindi, è follia. Però, vabbè, però secondo me era in trans agonistica in quel momento. Aveva un buco in testa, un buco grosso. E quindi la voglia di essere, la felicità l'ha portato a esagerare. Poi siamo tutti contenti perché abbiamo portato a casa il risultato. Se non fosse andata così, logico che sarebbe diverso. Però credo che il voto vada dato anche al periodo che ha passato e a come è sempre stato sul pezzo. D'Angelo, a chiudere. Sì, mister, complimenti. Ovviamente oggi abbiamo avuto anche un'altra risposta, cioè molti giocatori abituati tra virgolette a fare fioretto, cioè dai piedi buoni, quelli che danno qualità alla sua squadra, si sono calati nel clima di bagarre e di battaglia nel secondo tempo con l'uomo in meno, ancora di più nel finale quando bisognava tenere la testa. Mi riferisco a gente come Valdifiori o Memushai, che è stata determinante nel trainare mentalmente la squadra nel momento decisivo. Quanto è importante questo aspetto secondo lei, anche come esempio generale per tutto il gruppo? Cioè oggi ha scoperto che questa squadra sa anche mettersi l'elmetto nel caso si debba andare a lottare per la salvezza fino alle ultime giornate. Ha fatto in altre parti di gara, penso al secondo tempo di Ascoli, penso a certi primi tempi come quello col Brescia. Ci siamo sempre detti che noi non dobbiamo avere un'unica arma, dobbiamo essere bravi a leggere le azioni e capire cosa usare. Ci sono stati dei secondi tempi che siamo andati a fare nelle metacampi avversarie e ci sono stati altri come oggi che era giusto fare così. Ma l'abbiamo detto ieri, anche se rimaniamo bassi, l'idea nostra è di sempre provare a far male, e credo che oggi è stato proprio questo tipo di lettura, l'idea di difendersi con una grande attenzione, con una grande
intensità mentale, e su questo veramente sono stati bravi tutti, da Valdifiori a Memushai, ma metto dentro tutti quanti, però con l'idea di continuare anche a provare a incidere in quelle occasioni che sapevamo che non sarebbero state tantissime, però che potevano esserci. A posto, grazie. Me lo devo chiudere. Grazie. Io volevo sapere quanti giorni di riposo dare alla squadra, e soprattutto lei ha detto buco in testa a Scognamiglio, come sta Scognamiglio? Credo che abbia messo dei punti, adesso io poi non ho più visto, però da come so, okay. Credo che abbia dei punti in testa, e diamo 3 giorni liberi. In questi 3 giorni ci alleniamo ancora, domani, dopodomani e giovedì, e poi dopo riprendiamo dopo 3 giorni. Ho visto Pescara per la prima volta fuori dalla zona playout, l'ha vista la classifica. Poi, sì, ho visto. Poi la lascia andare. No, abbiamo fatto vittoria perché dietro anche l'Entella, che sembrava una squadra di cadaveri, abbiamo visto che invece non è così. Però l'importante sicuramente è aver messo il naso fuori, che non vuol dire che siamo fuori da ogni problema, però certamente vuol dire che insomma piano piano stiamo andando a prenderci quello che tutti vorremmo. Poi ancora c'è tanto da fare, tanto da lavorare, sia dal punto di vista fisico, sia dal punto di vista tecnico-tattico.